Si è chiusa con la salvezza la stagione del Pescara, una stagione travagliata che ha visto tra i protagonisti anche Massimo Epifani con quelle 5 partite. Comunque per te è stata un'esperienza importante, Massimo. Ma per questo ne sarò sempre onorato, e sono onorato di quello che mi è capitato, perché sedersi sulla panchina del Pescara per un pescarese penso che sia la cosa più bella che ti può capitare. E detto questo, l'importante è raggiungere l'obiettivo della salvezza, che è la cosa più importante per il patrimonio di Pescara. E per quanto riguarda l'esperienza mia personale, per me è stata una grandissima esperienza, nonostante i risultati negativi nella mia gestione. Però nel sunto, togliendo la partita con il Parma, le altre si poteva raccogliere qualcosa di più sul campo. Purtroppo è andata male, e porto dentro nel mio bagaglio di esperienza anche questa esperienza, che rimarrà una grande esperienza. A mente fredda, tornando indietro, accetteresti nuovamente la panchina del Pescara in quella situazione? Ma purtroppo questa è la domanda che mi faccio anche io. L'avrei accettata, ma io penso che al posto di Massimo Epifani avrebbero accettato tutti. Perché allenare il Pescara per me l'assomiglio molto alla vita, no? E quindi la situazione era difficile, lo sapevo, però ripeto, con un pizzico di fortuna in più, perché bastava quello, potevamo portare a casa dei punti importanti dove mi potevano permettere di finire questo campionato. Rammarico quella partita di Avellino, che stavate vincendo fino a 4 minuti dalla fine. Fosse arrivata quella vittoria, probabilmente sarebbe cambiata anche un po' la storia del campionato del Pescara e anche la tua. Ma Avellino abbiamo fatto una partita importante e la dovevamo vincere. Purtroppo è andata come è andata, ma il rammarico più grande è stata la partita con l'Empoli, perché secondo me abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato, una squadra che creava 12-13 palle con la partita. Noi l'avevamo limitati, secondo me, facendo una grande partita, e poi ricordate tutti il rigore, la palla gol di Brugman, il palo di Koulibaly. E sono tutti episodi negativi che da quando sono in questo mondo non mi erano mai capitati, però capita anche questo. L'importante è prendere tutta l'esperienza, anche negativa, e portarla nel bagaglio di esperienza per il futuro, per non farlo ricapitare ancora.